L'ascesa al potere di Hitler coincide con una profonda riforma dell'esercito tedesco. Il Führer necessita infatti di una potenza militare perfettamente organizzata per realizzare i suoi piani di invasioni in Europa. Per questo, nel 1935, riabilita la leva obbligatoria, contravvenendo al Trattato di Versailles, con cui, al termine della Prima Guerra Mondiale, si erano decise le sanzioni per la Germania. In base al trattato, infatti, la consistenza dell'esercito tedesco non poteva superare i 100.000 soldati. Nello stesso 1935, Hitler rinomina l'esercito, che adesso prende il nome di Wehrmacht, vale a dire forza di difesa. La Wehrmacht è divisa in tre reparti: le forze di terra, la marina e l'aviazione. A quest'ultima, chiamata Luftwaffe, Hitler dedica le maggiori attenzioni, rifondandola completamente. Sempre a seguito delle sanzioni previste dal Trattato di Versailles, infatti, la Luftwaffe era stata praticamente dissolta. Hitler comincia a correndere l'aviazione autonoma rispetto agli altri reparti e la trasforma nella più potente forza aerea d'Europa. Responsabile della sua rifondazione è Hermann Göring. Tre anni dopo, nel 1938, la Luftwaffe conta quasi 6.000 aerei. E a partire dall'anno dopo, con l'invasione della Polonia, l'aviazione si rivelerà fondamentale per l'attuazione della Blitzkrieg immaginata da Hitler, vale a dire la guerra lampo. A terra, invece, l'esercito tedesco vanta un altro primato in termini di forza e soprattutto organizzazione. I suoi carri armati, non meno dell'aviazione, si riveleranno fondamentali nel corso delle invasioni europee. Tra gli aerei più celebri della flotta tedesca vi è lo Junkers 87, detto più semplicemente Stuka o Picchiatello. Si tratta di un bombardiere da combattimento in picchiata, dotato di tre mitragliatrici e svariate bombe. Durante le conquiste europee, velivoli di questo tipo si rivelano fondamentali nell'interrompere i collegamenti avversari, nel bombardare le basi militari nemiche e nell'isolare le città. E il fascino cavalleresco della guerra dei cieli trasforma alcuni aviatori tedeschi in vere e proprie star. Il più famoso è Erich Bubi Hartmann, detto anche il biondo cavaliere tedesco, passato alla storia con l'incredibile cifra di 352 vittorie aeree. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale prestano servizio nelle forze armate tedesche quasi 18 milioni di soldati, molti provenienti dai paesi occupati. Verso la fine della guerra, nel disperato tentativo di rovesciarne le sorti, la Luftwaffe è la prima forza aerea a impiegare un aereo jet con motori a reazione, il Messerschmitt Me-262. Come era accaduto dopo la Prima Guerra Mondiale, al termine del conflitto viene imposto alla sconfitta Germania di ridurre notevolmente il proprio esercito. L'aviazione militare, in particolare, viene vietata fino agli anni 50, quando la Germania Ovest entra a far parte della NATO. Dopo il 1945, gli aerei tedeschi sono stati impiegati in operazioni militari solo nel 1999, nel quadro della guerra del Kosovo.